l'Istituto Professionale De Pace di Lecce. Restiamo in Salento, andiamo a Santa Maria di Leuca, dove ieri sera c'è stato lo spettacolo della cascata monumentale. Un gioco di luci, musica e colori e la cascata monumentale di Santa Maria di Leuca regala uno spettacolo unico. Il punto finale del lungo acquedotto pugliese prende vita di notte ai piedi della basilica De Finibus Terrae, un incantesimo che si ripete una sola volta all'anno. L'evento Cascata di Notte è giunto alla sesta edizione, una grande festa di piazza iniziata con musica live, esibizioni, performance artistiche e gag esilaranti. Protagonisti della serata, DJ, cantanti e cabarettisti. La cascata monumentale, un'opera imponente, terminata nel 1939, vanta una lunghezza di oltre 250 metri ed un dislivello di 120 metri circa, con una portata di 1000 litri al secondo. Termina direttamente nel bellissimo mare blu che circonda Santa Maria di Leuca. Rappresenta il termine ultimo di un'opera ancora più sontuosa, quella di Acquedotto Pugliese, costruita nel corso dei primi decenni del XX secolo e costituita da una serie di tronchi che si diramano dai canali principali, permettendo così l'approvvigionamento idrico ad oltre 300 comuni, per lo più pugliesi ma anche campani. Proprio uno di questi tronchi, il Grande Sifone Leccese, costituisce la parte finale dell'acquedotto, arrivando fino a Santa Maria di Leuca. La cascata è azionata di rado, dando vita ad uno spettacolo estremamente suggestivo, maestoso e affascinante, grazie anche ad una particolare illuminazione artistica.